Bentrovati con l'appuntamento della domenica, l'approfondimento pre-TG San Marino. Si apre una settimana importante per il calcio italiano e per la Juventus. 30 anni fa la strage dell'Aisel, nella quale morirono tantissimi tifosi italiani, tifosi juventini. Ripercorriamo quella giornata insieme a Massimo Bonini. Grazie Massimo per questa intervista, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora Massimo, tu quella sera del 29 maggio del 1985 eri in campo, che cosa sapevate di quello che stava accadendo? Diciamo che nella mia carriera sono stato molto fortunato, ho avuto la possibilità di vincere tanto, ma anche quella serata lì ho vinto una coppa che praticamente non abbiamo potuto festeggiare, perché non è stata quando vinci un trofeo non lo puoi festeggiare, poi dopo tutto quello che è successo, insomma, è stata una delle serate sicuramente più tristi che mi sono successe. Ecco, ricordiamo finale di Champions, all'epoca Coppa dei Campioni del 1985 contro il Liverpool allo stadio dell'Aisel in Belgio, adesso non si chiama più così, ma ci furono 39 vittime, moltissime delle quasi italiane, quindi quasi tutti i tifosi italiani della Juventus. Sì, praticamente noi l'abbiamo saputo dopo, dopo la partita. Sapevamo che era successo qualcosa di grosso, però non si pensava mai così tanti morti. Praticamente arrivavano negli spogliatoi dei tifosi senza scarpe, senza vestiti. Chi diceva che c'erano dei morti, chi diceva che erano venuti soltanto per vedere i giocatori, per chiedere autografi o per magari prendere le scarpe di qualche giocatore, però veramente non ce ne siamo solo resi conto soltanto quando siamo tornati in albergo e abbiamo visto i filmati in televisione. Ecco, infatti a proposito di questa, di questo aspetto, di questa finale, ci sono stati negli anni un po' di pareri differenti. Qualcuno ha detto che poi qualche cosa sapevate, invece tu confermi, non sapevate niente. Sapevamo assolutamente niente, praticamente non ci rendevamo conto, perché poi, ma nemmeno i tifosi della Juventus, che erano nell'altra parte della curva e che loro vedevano cosa stava succedendo, non si sono resi conto di quello che è successo. Noi eravamo dentro gli spogliatoi, ancora di più non potevamo sapere di cosa era successo. Quindi per voi era tutto normale, avete avuto l'input di dover giocare lo stesso? Sì, praticamente Scirea ha letto un comunicato dicendo ai tifosi di stare tranquilli che la partita si giocava. E dopo abbiamo giocato come se fosse una partita di Champions, anche perché poi noi l'avevamo perso 2 anni prima ad Atene, che eravamo, diciamo, non dico sicuri di vincerla, però eravamo molto favoriti. Avere la fortuna di rigiocare un'altra finale dopo 2 anni, eravamo carichi e volevamo vincerla. Infatti poi a conferma il fatto che forse appunto non sapevate niente, anche il gol sul calcio di rigore di Platini, c'è stata l'esultanza, un'esultanza normale, voglio dire. Ma l'esultanza no, normale no, perché noi eravamo contentissimi, ma guardando in televisione dopo ci siamo resi conto che era fuori, ma dal campo assolutamente il rigore era dentro l'area, perché è nata un'azione in contropiede dove Platini ha lanciato Bogne, che sia l'arbitro sia il segnaline ha preso un po' in contropiede tutti, e da dove eravamo noi sicuramente per noi era rigore nettissimo. Proprio questo aspetto del fatto che non sapevate niente è stato bello appunto chiarirlo, anche perché poi i giorni successivi c'è stata anche un po' di polemica sui festeggiamenti, no? Nel senso che siete scesi dall'aereo con questa coppa, che però l'ha soltanto fatto vedere, non è che abbiamo festeggiato, perché praticamente, come dicevo prima, una coppa che vinci e non puoi festeggiarla è come non aver vinto niente, ma poi soprattutto per rispetto dei 39 morti. Ed erano infatti tifosi, voglio dire, normali, famiglie, perché la distribuzione in tribune era stata fatta in maniera sbagliata, come ricordavi tu, da una parte i tifosi della Juve, da una parte i tifosi del Liverpool, è un settore per le famiglie. Praticamente i biglietti che erano rimasti, che non avevano acquistato i tifosi del Liverpool, li hanno acquistati i tifosi italiani, ma non erano i veri ultra, nel senso che erano tifosi che all'ultimo momento hanno trovato il biglietto con le famiglie. Infatti tutto quello che è successo non è che è successo, c'è stato uno scontro contro i tifosi del Liverpool, ma soltanto che i tifosi juventini scappavano via, si sono schiacciati contro un muro, hanno buttato giù un muro incredibile. E in questo contesto tu notavi anche il fatto che poi la forza dell'ordine, insomma, sì, sicurezza... Sì, no, già la mattina in albergo arrivavano notizie che erano successe dei tafferugli in centro fra tifosi.
famosi, soprattutto degli hooligans del Liverpool, che avevano spaccato dei bar, avevano combinato qualcosa. Non c'era una grande organizzazione, mi ricordo che c'erano quattro poliziotti con i cavalli che giravano, ma a forza dell'ordine proprio zero, ma soprattutto poi lo stadio inadeguato. Boniek dichiarò che la Juve giocò quella partita proprio anche per evitare una vera e propria guerra civile tra le due tifoserie. Ma sicuramente, se non giocavamo la partita poteva succedere qualcosa di ancora più grosso, perché il discorso, se i tifosi della Juventus nella curva venivano a sapere che c'erano tutti questi morti, che erano morti 39 persone, la maggior parte juventini, immaginate cosa poteva succedere. E a distanza di anni rimane ancora vivo quel ricordo di quella partita? Ma io ho cancellato tutto, nel senso, ho cancellato per quello che puoi cancellare, perché poi dopo non è che risolve dei problemi, però non si può, dico, sono d'accordo, non si può morire per andare a vedere una partita di calcio. Una finale deve essere una festa, deve essere una cosa bella, e andare a perdere la vita per una partita di calcio è assurdo. Il problema però è anche vero che, insomma, bisogna organizzarle meglio le partite. Queste sono finali e non c'era uno stadio che era proprio inadeguato. In quegli anni lì ne avete fatte di finali, tra Coppa delle Coppe e anche Coppa dei Campioni, però questo aspetto dello stadio non organizzato... Ma anche a Basilea, non è Coppa delle Coppe, lo stadio non era adeguato, per fortuna non è successo niente, però mi ricordo che c'erano tifosi che erano sopra gli alberi a vedere la partita, il treno si era fermato, passava vicino allo stadio e si era fermato a guardare la partita, insomma delle cose che a quei tempi evidentemente sono cose che non succedono adesso, però non erano, tante volte non erano adeguati. Atene no, Atene lo stadio era molto bello, però purtroppo l'abbiamo visto vincere. Anche perché arrivavate favoriti voi invece. Sì, mi ricordo quello bellissimo e bruttissimo, bellissimo perché siamo arrivati a questa finale facendo delle qualificazioni incredibili, penso che sia la Juventus più forte che ho giocato, ha una squadra veramente troppo forte per perdere una finale. E siamo arrivati là talmente carichi. Il problema è stato, molto probabilmente, non lo so, è una questione psicologica, il campionato è finito molto presto, siamo stati un mese, 10 giorni cercando di fare amichevoli, allenamenti, insomma, siamo arrivati là con tutta questa voglia di giocare e non abbiamo combinato niente. Ma era bello perché praticamente quando partivamo dall'albergo, arrivare allo stadio, sembrava passasse il Giro d'Italia, c'erano tutti i tifosi bianchi-neri a destra e a sinistra, un ricordo bellissimo, poi dopo però purtroppo abbiamo perso. E poi è arrivata questa finale dell'85, secondo molti è stata anche la partita un po', come è stata definita, dello strappo per Platini, cioè nel senso che Platini ha smesso di giocare molto presto, no? A 32 anni, e dicono che quella partita lì l'abbia segnato tantissimo. Ah, bisogna chiedere a lui, però penso che non sia quello, non penso che nella partita, a parte quello che è successo tutto, però perché evidentemente non aveva più le motivazioni per altri motivi, penso, non penso che sia per quello, però bisogna chiedere a lui, non lo so. Ecco, dopo l'85 poi la Juventus non è più riuscita a... Adesso ho cambiato tante cose, è andato via Platini, ha cambiato tanti giocatori, ha cambiato l'allenatore, insomma sono cambiate talmente tante cose che non siamo riusciti più ad essere protagonisti. È stata forse la Juve più forte di tutti i tempi quella lì? Ma quella di Atene sicuramente, perché eravamo io e Brio, poi c'erano tutti i campioni del mondo, più Boni che Platini. Penso che una squadra così forte, poi era nel periodo migliore, nell'82 avevano vinto i mondiali, insomma sembrava impossibile perdere quella finale lì. Ti dico, secondo me non è che una scusa, però il fatto di aspettare questa partita, è finito il campionato troppo presto, è come un po' adesso la Juventus, dovrebbe giocare domani, perché l'entusiasmo che c'è, quel che si è creato a livello fisico, mentale, psicologico, praticamente adesso sono un entusiasmo incredibile. Il fatto di se fai delle amichevoli puoi farne quante ne vuoi, ma però hai paura di farti male perché hai la possibilità di vuoi giocare alla finale, allora giochi sempre un po' col freno a mano tirato e non arrivi, ti dico, siamo arrivati là che eravamo bolliti di testa. Come diciamo, questa è la settimana del ricordo dell'Eisel. Ogni anno
ci sono dei momenti, delle commemorazioni, questo è quello del trentennale, tu sarai comunque impegnato anche questa settimana. Sì, perché praticamente celebrano una messa a Torino e sono invitato dalla Juventus. Tutti gli anni si fanno sempre qualcosa. Un'ultimissima cosa, Massimo, vediamo la foto della finale di Champions di quell'anno lì, guardando i tuoi compagni di squadra. Platini è diventato presidente dell'UEFA, Boniek è presidente della federazione polacca, Tardelli ha fatto il vice di Trapattoni, Cabrini fa il CT della nazionale femminile, quindi chi il commentatore e via dicendo. Massimo Bonini? Fa il babbo, che è il mestiere più difficile che ci sia, alieno i miei figli. No, diciamo che adesso collaboro con la Roma per le scuole calcio in America, con Ciccio Graziani, e ogni tanto vado, adesso dovremmo andare anche in Sudafrica, e praticamente adesso un po' il calcio l'ho lasciato perdere perché preferisco stare con i miei due figli, che sono uno spettacolo. Segui però la nazionale di San Marino? Seguo, sì, spesso seguo, vengo a vedere ogni tanto le partite, non sempre perché sono spesso fuori, anche adesso sono stato in Giappone a giocare una partita, giocare si fa per dire, a camminare, una partita per beneficenza con lo Juventus Legend, e sono sempre in giro. Mi piace molto, mi piace viaggiare, sono sempre un po' nel calcio, in un calcio diverso, però è bello ritrovarsi, stare insieme con i giocatori che hai giocato, che hai provato delle emozioni tanti anni fa. Benissimo, noi ringraziamo Massimo Bonini per la sua disponibilità, grazie Massimo. Niente, grazie.